Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Celebriamo questa Eucaristia sentendoci spiritualmente uniti a Santa Maria Crocifissa di Rosa. I nostri santi ci sono sempre vicini, sono vivi nel Signore. E noi viviamo in questa comunione dei santi. Non sono soltanto persone a cui ci rivolgiamo così in modo un po' sentimentale, sono presenze vive che ci accompagnano, che ci sostengono, che ci ispirano. A lei dunque ci affidiamo e per essere degni di celebrare questi santi misteri ci riconosciamo anche bisognosi della misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Santos
Preghiamo, o Dio, che con l'opera di Santa Maria Crocifissa hai fatto risplendere nella tua Chiesa il servizio dei poveri e dei sofferenti, fa che con il suo esempio dedichiamo la nostra vita a servizio del prossimo, per essere da te benedetti nel Regno dei Cieli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non è forse questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua gente? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà tra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come uno sergente le cui acque non inaridiscono. Parola di Dio. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta. Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre, spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato. Non temerà annunzio di sventura. Saldo il suo cuore, confida nel Signore
egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza si innalza nella gloria. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, considerate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Santa Maria crocifissa di Rosa, prenda la sua croce. Stiamo facendo memoria e rendiamo onore a una donna che ha preso la sua croce.
cioè ha preso la croce su di sé in un modo tutto suo, dando così compimento alla parola del Vangelo, alla parola del Signore, il quale in questo brano dice chiaramente: se qualcuno vuol venire dietro a me, vuol essere mio discepolo, prenda la croce come farò io. Prenda la sua croce. Cioè cerchi di capire in quale modo la sua vita dovrà aprirsi all'accoglienza della croce. E questa frase in realtà si comprende meglio alla luce della precedente, perché Gesù dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Prendere la croce e rinnegare se stessi sono due espressioni parallele che si illuminano a vicenda. Per accogliere la croce, prenderla non significa subirla, ma significa proprio riceverla consapevolmente e in piena adesione, vuol dire accettare di rinnegare se stessi. Rinnegare non è un generico dire di no a se stessi, ma entrare in una visione della realtà che non corrisponde precisamente a ciò che così un po' troppo immediatamente noi pensiamo. Questo rinnegare ha a che fare con il modo di intendere le cose. Se si va a scavare nel linguaggio originario del Vangelo, il senso è questo. E viene alla mente quel che è appena successo, che cioè Gesù, dopo aver annunciato per la prima volta il suo destino di morte e di risurrezione, si trova davanti Pietro che lo rimprovera e dice: Signore, no, queste cose non dovranno succederti. E Gesù, che in maniera molto, molto brusca, è una delle poche volte in cui la sua parola si fa molto, molto ferma nei confronti dei suoi discepoli, dice a Pietro: torna dietro a me, prendi il tuo posto. Tu in questo momento diventi un tentatore, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, pensi secondo gli uomini. Ed ecco allora poi questa parola: se qualcuno vuol venire dietro a me, non deve pensare secondo gli uomini, deve entrare nel pensiero di Dio e dunque prendere la sua croce. C'è un aspetto di questa immagine della croce, diciamo così, che qui viene utilizzata, che forse noi non cogliamo immediatamente, perché non siamo nel contesto di quel tempo. Questa parola croce ai discepoli evocava qualcosa di molto preciso e che spaventava, perché i discepoli sapevano bene che a Gerusalemme c'era un Calvario, c'era il Golgota, c'era un luogo dove erano piantate delle croci, o almeno il palo verticale era sempre piantato. E poi chi veniva condannato si portava il palo orizzontale sulle spalle e poi veniva appunto inchiodato. Questa è la croce. Noi l'abbiamo un po' edulcorata, questa espressione, l'abbiamo trasformata in una frase che evoca un po' le fatiche della vita, e ci sta anche questo, ma qui si vuol dire qualcosa di molto più forte. Occorre accettare una sorta di scandalo, quello scandalo di cui parla San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, cioè una logica che non è quella del mondo, anzi è esattamente opposta.
E per esempio, se vogliamo esplicitarla, la logica che esalta ciò che è piccolo e non ciò che è grande. La logica che accetta una sorta di fallimento agli occhi del mondo, appunto, prendere la propria croce significa accettare, come farà Gesù, di percorrere le strade di Gerusalemme avendo sulle spalle il patibulum, il braccio orizzontale della croce. E quel percorso non fu certo un trionfo, era invece un'esperienza di atroce umiliazione. Vuol dire entrare, appunto, in una impostazione del vivere, accettare schemi interpretativi che sono quelli del Vangelo e che domandano una profonda interiore purificazione. E l'io si ribella a tutto questo, perché in realtà istintivamente ognuno di noi cerca una sorta di esaltazione, di riconoscimento, di plauso. E quando manca tutto questo ci sentiamo profondamente feriti, tendenzialmente amareggiati. Occorre invece accettare di accogliere la croce dentro la propria vita, cercando di capire in quale modo la dovremo portare sulle nostre spalle. San Paolo, sempre nella prima lettera ai Corinzi, questa volta nel brano che abbiamo ascoltato, ci dice che l'esperienza sua ha confermato questo. Se guarda alla prima comunità di Corinto, che è nata grazie alla sua predicazione, si domanda: ma da chi è costituita questa comunità? Chi sono le persone che ne fanno parte? Sapete che Corinto era una città portuale, uno dei grandi porti dell'impero romano, e era una città nota per la sua corruzione, la sua immoralità. E in questa città nasce una comunità cristiana. Ma chi la compone? Non ci sono tra voi molti sapienti, secondo la carne, non ci sono molti potenti, non ci sono molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ha scelto ciò che nel mondo è ignobile, disprezzato, ciò che è nulla agli occhi del mondo, per ridurre al nulla le cose che invece si presentano in maniera così potente, così attraente. Ecco, io credo che sia importante raccogliere questo insegnamento che la parola di Dio ci consegna mentre ci invita a fare memoria di Santa Maria Crocifissa di Rosa. Mi veniva in mente anzitutto la scelta che lei ha fatto. Lei era una persona nobile, appunto. Ha lasciato la sua nobiltà. Si è fatta piccola, semplice. Ha scelto un altro tipo di nobiltà. E poi si è dedicata alle persone più disprezzate, alle persone più piccole, fino alla testimonianza estrema dell'assistenza ai colerosi. E cosa avranno pensato di lei le persone dell'alta società di allora? È un soggetto un po' originale. E invece in questo modo Santa Maria Crocifissa, che non a caso ha voluto scegliere questa denominazione, ha preso la sua croce. Ha capito cosa significava per lei seguire Gesù che andava verso il Golgota. E quando si accetta questo, cioè si accetta di farsi piccoli, si accetta di non essere considerati come il mondo guarda
la realtà e giudica le persone, poi si diventa capace di servire. Se non si ha questa umiltà che deriva dall'accoglienza della croce di Cristo, non si servirà il prossimo. Si troverà un modo anche molto raffinato in realtà per tornare a cercare noi stessi, cioè per dare appagamento a quell'io che continuamente pretende di essere riconosciuto e che invece va rinnegato. Bisogna andare esattamente nella direzione opposta. Ecco, e concludo. Allora mi viene in mente anzitutto che noi avremmo già dovuto proclamare la grandezza di una sorella molto semplice, no? Che è la Suor Lucia Ripamonti. Eccola qua, un'altra. E dall'altra parte però pensavo anche questo. Qui nella realtà bresciana Santa Maria Crocefissa di Rosa ha le sue figlie spirituali e attraverso di voi, care sorelle, sono state realizzate anche cose molto importanti nella nostra città. Istituzioni di prestigio. Ecco, credo sia molto importante che dentro queste strutture di prestigio rimanga vera questa parola del Vangelo. Che anche quando si fa qualcosa di grande, che agli occhi del mondo se appare grande e lo è di fatto, occorre sempre ricordare che c'è uno stile, c'è una vocazione, c'è una missione. In queste grandi opere deve essere riconosciuta in trasparenza la croce del Signore, perché lo stile è quello dell'umiltà, lo stile è quello della dedizione, lo stile è quello di chi sa che è necessario farsi piccoli per servire. Ecco, vorremmo chiedere questo come grazia e anche poter capire che cosa significa là dove il Signore pone, perché è anche vero che voi, care sorelle, avete comunità un po' in tutto il mondo, adesso ci stanno anche seguendo e le situazioni sono molto diverse. Ecco, però ciò che accomuna è davvero questa parola che la liturgia questa sera ci consegna. Se volete venire, se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Credo in un solo unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Io da Dio, luce da luce. Io vero da Dio, vero. Della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio Padre Onnipotente per l'intercessione della Vergine Maria e di Santa Maria Crocifissa di Rosa. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché sia nel mondo testimone della bontà e della misericordia di Cristo Signore, preghiamo. Per coloro che sono afflitti e scoraggiati, per gli anziani, i giovani e i fanciulli, i poveri e i senza tetto, fa che abbiano la vicinanza dei fratelli, preghiamo. Per gli ammalati, Padre Santo, dona guarigione ai loro corpi, alle loro menti, ai loro spiriti, preghiamo. Per gli insegnanti, gli alunni, gli studenti e gli universitari, i cui corsi di studio stanno cambiando, i cui tirocini vengono annullati, la cui laurea è incerta, rafforza in loro la speranza e la fiducia in te, preghiamo. Per i medici, gli operatori sanitari, gli amministrativi e quanti collaborano in prima linea nelle strutture sanitarie, sociosanitarie sul territorio, sentano accanto la solidarietà e il sostegno fattivo dei cittadini e delle istituzioni pubbliche, preghiamo. Per questa pandemia che ci sta colpendo, liberaci, o Signore, anche per intercessione di Santa Maria Crocifissa, affinché possiamo ritornare alle nostre occupazioni, lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Signore, le nostre preghiere, esaudiscile nella tua bontà, benedici i nostri giorni, tu sei il nostro Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
Fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, o Padre, per i meriti della Santa di Santa Maria Crocifissa. Confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Maria Crocifista e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio per la nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro vescovo e Antonio, l'ordine che suo padre, il presbitero, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettiamo i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola di Dio lo sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, che ci hai accolto al tuo sacro convito, fa che per l'intercessione di Santa Maria Crocifissa, comunicando alla sorgente alle sofferenze di Cristo in terra, diveniamo partecipi della sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. Eccellenza Reverendissima, a lei la nostra riconoscenza grande per aver presenziato anche in tempo di pandemia la Santa Messa che chiude il triduo dedicato a Santa Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle della Carità. Ringraziamento che si estende anche a Monsignor Fontana, Vicario Generale, a Monsignor Palamini, Vicario per la vita consacrata, a Don Claudio, a Don Angelo, a Don Andrea, a Don Sergio. La pandemia del coronavirus non ha permesso la partecipazione di tanti amici che avrebbero voluto essere qui, ma che grazie al collegamento ci seguono da casa. A loro e a tutti quanti ci seguono via streaming un cordialissimo e affettuoso saluto. Sono invece presenti i primi responsabili
delle nostre maggiori realtà caritative in città, che di cuore ringrazio in rappresentanza di tutto il personale. Con Casa Madre, questa sera, sono collegate anche tante comunità presenti in Italia, Croazia, Brasile, Ecuador, Ruanda, Burundi, unitamente alle loro superiori maggiori. A tutte e a ciascuna un abbraccio e un fraterno saluto. Non possiamo certamente dimenticare le nostre consorelle che si trovano nelle nostre case di riposo, le nostre sorelle oranti, in modo particolare quelle che sono colpite dalla pandemia. A loro davvero il nostro abbraccio più fraterno e cordiale. Un grazie anche al nostro coro, diretto da Suor Elena, e a Francesco. Siamo qui oggi a ricordare una santa, dalla cui intuizione di carità è nata una congregazione religiosa. Sono trascorsi 184 anni da quel lontano aprile del 1836 in cui una terribile malattia mortale, il colera, fino allora sconosciuta e che nessuno sapeva come curare, scoppia in modo violento a Brescia. Paola Di Rosa ha 22 anni, non è ancora suora e chiede al padre, il nobile Clemente, di poter assistere le colerose. Ottenuto il permesso, lo farà con alcune signore in nome della carità di Cristo. Da qui la nascita delle ancelle. Brescia, 21 febbraio 2020. Il coronavirus arriva a Brescia. Molte parole sono state dette e scritte sul coronavirus. Abbiamo trascorso giorni e giorni nelle nostre abitazioni, ascoltando con stati d'animo alterni i notiziari che ci parlavano delle azioni di un nemico invisibile. Le nostre vite, i nostri affetti, i nostri tempi, tutto è stato stravolto, per tanti, per sempre. Ieri come oggi, certamente con modalità di intervento diverso, ma con lo stesso coraggio, lo stesso ardore, la stessa passione, la stessa forza della preghiera. Poniamo dunque sotto la protezione di Santa Maria Crocifissa le nostre famiglie, le nostre opere di carità e quanti si spendono per il loro bene, le nostre comunità religiose e pastorali, tutte le persone che ci sono care. E come la madre fondatrice ci affidiamo e ci fidiamo del Signore, perché Lui è la nostra speranza, la nostra consolazione, la nostra gioia. Prima di concludere, un sentito grazie a quanti hanno permesso questo collegamento, al signor Marco, nostro fotografo, a suor Paola che si è prodigata, ecco, a tutti quanti davvero hanno preparato questa Santa Messa, a chi ha preparato così bene anche la nostra cappella. Grazie davvero di cuore anche a tutte le consorelle che in questi giorni davvero hanno preparato così bene. Ecco, mi è cara la circostanza per porgere a lei, Eccellenza, e ai sacerdoti concelebranti, ai nostri cari amici presenti, a tutti quanti ci hanno seguito, anche a nome di tutte le consorelle, l'augurio di un sereno e lieto Natale. Ora riceviamo la benedizione del Signore. La accogliamo con gratitudine, volentieri io la invoco su ognuno di voi.
è qui presente, ma anche su tutti coloro che ci stanno seguendo. La benedizione del Signore è forza di vita ed è consolazione del cuore. Vorrei che ciascuno la accogliesse a sostegno anche della responsabilità che ha assunto e che sta portando avanti con generosità e con impegno. Scende in particolare sulle nostre sorelle, le ancelle, che sono le figlie spirituali di Santa Maria Crocifissa di Rosa, qui a Brescia, ma anche nelle altre comunità che sono state ricordate. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Maria Crocifissa, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in questa nostra sorella la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Santa Maria Crocifissa ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Thank you.